Ciao a tutti, bentornati sull'Antimeta, siamo i Lorenz, E che robe? finalmente insieme dopo tanto tempo ad aprirvi questo box di spirali temporali Un po' in remastered. ritardo, però Chi se ne meglio frega. tardi che mai. La Baia Box La Baia Box è è rimasta in rimasta, negozio, esatto. ma abbiamo queste due buste promo. Iniziamo con le buste promo. Verdetto delle ombre. Esilia tutte le creature e i plesiosi con un costo di mana con merito pari o inferiore a 3. Dal campo di battaglia, tutte le carte creature e plesiosi con costo di mana con merito pari o inferiore a 3 di cimiteri. Beh, dai, carina. Onesto. Nel torbido. Potenziamento 2, fatto un permanente non terrebbe solo di mano sul proprietario. Se questa unità è presentata, pesca una carta. Va bene. Ultimatum, carino. Il dottore bersaglio guadagna 5 punti di vita. L'ultimatum mi spada 25 danni a un qualsiasi bersaglio, poi pesca 5 carte. Insomma, ci pesca 5 dopo. Qui un Codice per una bustina. codice che se volete è vostro. Stacite qui giocando da Arena, Lori. Ok. Arena, ho detto basta per il momento. Allora anche il codice che ci sarà in questa busta sarà regalato. Ma certo. Cobra Questo è dell'8. bello. Ogni qualvolta una terra in campo di battaglia sotto controllo aggiungi un mana di qualsiasi colore. Dio, sta qui è forte. Questo è molto bello. Siete del capo sanguinario, potenziamento 3, distruggi una creatura o un plesiosi che bersaglio con questione con merito pari o inferiore a 2. Se questa unità è potenziata, distruggi invece una creatura o un plesiosi che bersaglio. Va bene. Questo 4. Garuk, non ho mica già trovato questo qua. E non lo so. Fino a una creatura bersaglio, potenziamento 3, travolgere fino alla fine del turno. Crea una fedina creatura, bestia 3-3 verde, poi se un avversario controlla più creature di te, metti un segno di fedeltà su Garuk. Ottieni un emblema con iniziato fase. Finale, può essere sentito come per una carta creatura, mentre scambio di dettagli per scalare il grumore. Va Insomma, bene. questo Garruk è Carino, poderoso. carino perché costa 4, entra 4 e piano piano Hai ci già trovato arrivi. un Planeswalker senza neanche aprire il box? Esatto. Però è di M21, quindi non è di spirale temporale. Insomma. Bisogna cacciare quelli nuovi adesso. Iniziamo. Box da 36 36, sì, perché buste. questo qui è il booster per draft, Esatto. che non mi sembrava che non ci fosse per questa espansione il set boss, No, il questa no, è set solo booster. espansione. Andiamo veloci sulle carte palta, diciamo. E vediamo subito cosa c'è di succoso. Jaya Ballard, la maga specialista. Tappa 1, tappa, scarta una carta, distruggi un permanente blu bersaglio. Tappa 2, tappa, scarta una carta, inflitta danni in qualsiasi bersaglio. Una creatura che è stata inflitta in questo modo non può essere rigenerata in questo turno. Tappa 7, tappa, scarta una carta, inflitta 6 danni ogni creatura ogni giocatore. Ok. Buono. Una carta Vecchiume. vecchiume. Distruggi un artefatto, un incantesimo bersaglio, secondo me con 4 punti di vita. Va bene, carina la carta No, il vecchiume. coboldo, spettacolo. Bellissimo. Sono quelli di coso, Di pros, Prosh, operatore di esatto. Pros, il portacielo di Kerr. Figlio di Gmer. Figlio di Kerr. Figlio di Gmer, il portacielo di Kerr. Istantaneo. Passa in azione il tuo Grimorio per una carta creatura verde. Rivela, aggiungere alla mano, poi rimesco al Grimorio. All'inizio del tuo prossimo mantenimento paga 4, se non lo fai perdi la partita. Ah, perché questo qui costa 0. Bello. Bello, bello. Non è una di quelle che si flippano, perché mi confondeva il pallino. Quel pallino lì mi Esatto, probabilmente per confondeva. dire l'identità di colore, visto che non ha il mana verde nel costo di lancio. Poi un altro vecchiume neutralizza la magia bersaglio. Se quella magia viene neutralizzata in questo modo, mettere in mano il suo proprietario invece che nel cimitero di quel giocatore, pesca una carta. Beh, dai, insomma. Rimandare, costa solo 2, istantaneo, poi pesca anche una carta. Non è male. Infatti, Non riesco a capire se il simbolino è colorato. Sì, i colori sono un po' diversi. Sono un Forse po' diversi. quello, forse è non comune, Non boh. comune. Beh, insomma, carina. Ripulire, battibaleno. Prendendo questa magia in piedi, i giocatori non possono lanciare altre magie. Fai tornare un permanente bersaglio in mano al suo proprietario. Bene. Foil. E un pipistrellino. Perfetto. Allora.
Vediamo qua. Spazzatura mago umano, le terre non base sono montagne. Bene, è buono. Va bene. Raffinante fisico 4 danni in qualsiasi bersaglio. Arte magia, santo di cimitero, ci sono due più carte di santa giuria. Questa magia non può essere autorizzata. Ah, vabbè. Niente di che. E un goblin. Veloci, veloci, veloci. Creatura bestia, costo 10, sospendere 10. Sospendere che tu la giochi a costo 1, mm-hmm. con 10 segnalini tempo, mi sembra. Sacrifico un artefatto, una creatura, una terra, rimuovi un segnalino tempo dal gladiatore maggiore. Intendo questa abilità solo se il gladiatore maggiore è sospeso. Vabbè, dai, insomma. Questa addirittura anzi a turno... A turno 1. Poi quando riesci... La tiri giù. Distruggi una terra bersaglio. Se quella terra è una terra non base, la pioggia di metallo fuso infligge 2 danni al controllo di quella terra. Vabbè, insomma, per costo 3 mi sembra un po' brutto. Nodi Porfirei. Porfirei. Porfirei, sì, no, sono appena svegliato. All'inizio del tuo mantenimento distruggi una creatura con la forza minore. Non può essere rigenerata. Se due o più creature hanno entrambe la forza minore, scegliene una. Quando ci sono creature nel campo di battaglia, sacrifica i nodi Porfirei. Foil. Bellissimo. Scimpanzé, via. Nosferatu di Sengir. Creatura vampiro con volare. Tappa 2, esilia questo qua. Crea una pedina creatura cristallo 1-2 nera che ha volare. Ah, tappa 2, sacrifica questa creatura. 20 secondi di attacco. Una carta di giada chiamata bla bla sotto controllo securitario. Ah, vabbè. Cioè, questo qui lo puoi fare in risposta. Tipo, no, questo qui praticamente esili. Crea pedina pipistrello. Se no, la puoi fare anche tipo in risposta che nel blocco. Ah, sì, sì. Sì, sì, perché è un'abilità attivata. Oppure se te lo bersagliano. Prendete lo scambi col pipistrellino. E poi quando muore il pipistrellino lui torna. No, sì, devi, devi sacrificare due. Devi sacrificare due pipistrellini e poi torna. Quindi non so se conviene. Vabbè. Passa in assieme di gomone per una carta creatura leggendaria. Rivela la giornata mano per me solo il grimorio. Questa è bella. Sì. Dai, costo 2. Soldato. Bello anche il soldato. Sì, dai. Tutto corazzato. Mitica, guanto del potere, ah, il guanto di Thanos. Mentre il guanto del potere entra nel campo di battaglia, scegli un colore. Le creature del colore scelto prendono più uno più uno. Ogni volta una terra base viene tappata per la tenente mano del colore scelto, il suo controllore aggiunge un mana addizionale di quel colore. Il suo controllore. Quindi questo qui vale anche per gli avversari. Sì. Ah, da troppo aiuto anche però, gli altri. Però, in senso, deve essere del colore. Sì, capì. Se giochi un mono nero contro un mazzo che ha tutti i colori tranne il nero, sei avvantaggiato. Fai tornare un permanente non terra bersaglio con costo di una colorito pari a X e in mano sul proprietario pesca una carta. Vabbè. Spiritello delle nuvole. Non può bloccare. Può bloccare solo il creatore con volare. Vabbè. Un'altra mitica, caverne di gemme. C'è la caverna di gemme. Sono una tua mano iniziale. E non sei il giocatore iniziale. Puoi iniziare la partita con le caverne di gemme sul campo di battaglia con un serino fortuna su di esse. Se lo fai, esili una carta dalla tua mano. Ah. Tappa questa, aggiungi un colore. Se le caverne di gemme hanno un serino fortuna, aggiungi invece un mana di qualsiasi colore. Ah. Quindi è utile solo se c'è la mano iniziale, sta qua. Insomma. Ok. Però ti fa anche esiliare una carta. Terra deserto. 2 danni a ogni avversario, vabbè. E un polimorfo elementale foil. Primordiale. Primordiale. Vabbè.
Un saprolingio. Saprolingio strano, non l'avevo mai visto così. Bello, bello. Aggiungere alla tua schiera di saprolingi. Prima o poi quel mazzo là devo smontarlo. Deve venirmi voglia di smontarlo perché tanto non lo uso più. Quello... Il mazzo saprolingio. Quello che c'hai... Quello che ho preso... Partner. Sì, quello che c'hai partner per fare i saprolingi. Come mai? Non lo uso più. Non puoi lanciare questa magia durante il tuo primo... Secondo e terzo turno di gioco, perché costa 2. Ed è un 3-3, volare cautela. Cioè, vabbè, fanculo, non lo giocherò mai, deborati. Trionfo di Liliana, ogni avversario sacrifica una creatura. Se controlli un planeswalker di Liliana, ogni avversario scarta anche una carta, bella. E una terra, poi... Steppa salata, tappa uno, metti nel magazzino, rimuovi... quella che ti dà... Sì, che accumuli in mano. Che accumuli e devi... Ok, ragno con raggiungere, va bene. Una terra leggendaria, Urbog, tomba di Yavgmoth. Ogni terra è paludina in aggiunta su altri tipi di terra. Buono. Vabbè, ci saranno tutte le terre che aggiungono le altre cose adesso. Prima abbiamo trovato quella della montagna. Della montagna. Ogni volta il demonietto di Brassicacea. Impiegando il combattimento una creatura, distruggi quella creatura. Tragare 5. Se stai per pescare una carta, puoi invece macinare 5 carte sulla fare prima che sia al cimitero. Ah, ma mi sa che non drago. Tu stai al cimitero, mi fai un piacere. Lampo, intanto taglia, cambia il bersaglio di una magia bersaglio che bersaglia solo una creatura con il... Vabbè. Va bene. Un altro soldato. Ah, i tramutanti ci sono qua. Ci sarà qualche tramutante. I tramutanti. Istantaneo. Riscatto terra per pagare tradizionale mentre anche questa magia sulla fare prendi in mano questa carta mentre si risolve. Ah, ok. Copia una magia istantaneo o stregoneria bersaglio. Poi scegli 9 bersagli per la copia. Bella. Va bene. Il mercante grigio di Asfodelo nella sua versione primaria. No, in realtà no, però vabbè. No, era già una ristampa questa. No, Cioè, questa questa non qui è la versione è mica la primaria. sua art Originale? originale. Sì, perché Ma lui nel si chiama senso, Teros. con anche. Non aveva i bordi neri. No, era normale Teros, era già col frame Ah, allora normale. l'hanno fatta così solo L'hanno per. fatta per in Solo. onore del vecchio Ora frame, l'hanno fatta tutto. così per sembrarla più vecchia, ma non è più vecchia. Vabbè, Esatto. il mercante grigio di Asfodelo, sappiamo già cosa fa, è una delle mie preferite, e va bene. Lampo incanta creatura, creatura incantata per meno 2, meno 2, meno 1. Vabbè. Il mercante. Non poteva mancare il mercante. Il mercante è figo, eh. Sì, c'è pieno di Sì, tramutanti. davvero. Tramutante, gargoyle. Terra leggendaria, aggiungi un bianco. Quando bla bla viene messo in un cimitero dal campo di battaglia, puoi passare in assegno di grimorio per una carta pianura, mettere sul campo di battaglia tappata e poi rimescolare il grimorio. Vabbè, dai. Vabbè, insomma. Panarmonico. Il panarmonico. Cazzo, ma questo qui è Eh forte. sì. Se un artefatto, una creatura che entra nel campo di battaglia fa innescare un'abilità innescata di un permanente di controllo e quell'abilità innesca una volta in più. Cioè, ma allora questo qui è il simbolino raro o mitico? Cioè, Lì perché forse è sembra raro. violaceo. Eh sì, sembra Magari violino. è raro o mitico. A parte che no, Penso il sia mercante di raro. Asfodelo ha lo stesso colore. Non può essere raro, era non comune, mi E allora sembra. Ma magari il panarmonico l'hanno messo non comune. vabbè. Non possono aver messo Ha detto il montaggio, l'artefatto. che figo. Bello. Beh, il panarmonico, cazzo, è forte. È panarmonico, sì. Minchia. Forte, forte. Non mi ricordo quant'è che costa il panarmonico. Ma boh, non tantissimo, immagino. No, 5 euro. Boh, adesso diamo un'occhiata. Buccina risucchiante. Lampo, volare. Quando la buccina risucchiante entra in campo di battaglia, neutralizza la magia bersaglio. Metti X segnini più uno sulla buccina risucchiante, dove X è il costo di una copertura di quella magia. Bello. Sì, Però però costa un po' costo tanto. 6 e poi devi canturare la magia giusta perché sennò lui di base non 1-1 è una merda.
Però insomma, nel mazzo giusto si può anche stare. Chierico umano, lampo, se una creatura non pedina sta per entrare nel campo di battaglia e non è stata lanciata, invece esiliala. Va bene. Sì, comunque il panarmonico sui 5 euro. Ah, bene, dai. Una scimmia foil. Ok. Il solito saprolingio. Doppia. Quella c'era anche in coso, in prosh. Sul solito infligge danni ogni creatura, può volare, turbolenza da 6 danni ogni creatura. Ah no, 2 danni senza volare e 6 danni ogni creatura con volare. Beh, 6 danni ogni creatura con volare, insomma, non è male. Ritornare alla polvere, bello. Dannazione. Mitica, distrugge tutte le creature, non possono essere rigenerate. Costo 4, questa è fantastica. E il... come si chiama? Piedemoccio, il clandestino. Sto qui era... Piedemoccio, sì, Indominaria. Più... infatti era, mi sembrava di ricordarmelo recente. Guarda, comunque mi sa che il simbolo è viola per tutti, vuol dire che è il simbolo delle carte prestampate vecchie. Allora, niente, non sapremo se era mitico, raro o comune o non comune. Rada, erede di Keld. Di Keld. Ogni qualvolta Rada, erede di Keld, attacca, puoi aggiungere due rossi, oppure tappa, aggiungi un verde. Ah, buono. Va bene, dai. Il compagno di Ajani, sempre lui. Fantastico anche il compagno di Ajani. È un gigante, 4-4. Patto di negazione, costo 0, utilizza magia avversario, insulto prossimo mantenimento, paga 5, se no fai perdere la partita. Va bene, però intanto sono dei counter che nel momento del bisogno li puoi lanciare subito. Esatto. Bestia interior, distrugge una pedina, un permanente bersaglio su cui controllare crea una creatura bestia. Uno dei pochi spacchini che c'è nel verde. Questo è molto forte. Sì, questo qui è forte infatti. Lo uso infatti nel mazzo mono verde idre. E alla fine quelle carte lì che costano 0, ti neutralizzano e paghi dopo, le usano molto. Almeno ho visto che le usano molto. Nel momento del bisogno ti fanno la differenza. Drannu, signore dei Lich. Mago zombie, se sta per essere inflitto danno a Drannu, sacrifica invece altrettanti permanenti. Tappa lui, scarta una carta istantanea. Sto leggendo robe che non ci sono. Una carta istantanea o stregoneria bersaglio nel tuo cimitero a flashback fino a fine del turno. Il costo di flashback è pari al suo costo di mana. Puoi lanciare quella carta nel tuo cimitero con il suo costo di flashback e poi esilia. Ok. Insomma. Va bene. E si è stato attenti. Sì. Rischi di... E puoi sacrificare anche lui. Oh, simulacro solenne. Bello questo. Fisco, non l'avevo riconosciuto con quella faccia lì. Quando il simulato si rende nel campo di battaglia, puoi passare nel senso per una carta terra base, mettere la sua campo di battaglia tappata, per esempio, quando non muore, pesca una carta. L'arte vecchia era molto ingannevole. Se non lo si conosce. Beh, dai, qualcosina di buono per il resto. Sì, dai. Più che qualcosina. Più che cioè qualcosina di panarmonico, dannazione, cioè, cazzo. Mi sta andando bene. Però neanche l'ombra di un planeswalker di questa espansione. Ah, la butto. Buccino risucchiante come prima. Calice nel nulla. Calice nel nulla entra in campo di battaglia con i segnali di carica. Ogni volta un giocatore lancia una magia con costi meno corretto pari al numero dei segnali di carica. Su calice nel nulla neutralizza quella magia. Ah, però. Però un giocatore, quindi anch'io. Vabbè. Vabbè. Bisogna farsi un mazzo centrato sul non avere tanti mana. Cioè tante carte con un costo di mana specifico. E sperare che l'avversario ne abbia tanti di quel costo. Mm.
Karvek lo spietato. Ogni volta un avversario lancia una magia, Karvek lo spietato infligge a un qualsiasi bersaglio danno pari al costo di mana cavolita di quella magia. Va bene. Costa un po' troppo. E non lo userò. Oh, niente. Divoratore del pandemonio. Anche questo costa 6, 7, 8. Questo dio costa nemmeno per sentire però in carta istantanea sul momento cimitero. Ah, ok, dai, ci sta. Prodezza. Quando il devatore del pandemonio ti termina la taglia, scarta la tua mano, poi pesca 3 carte. Bello. Ah, va bene, dai, ci può stare. Ti tieni come ultima carta da giocare nella mano. Tramutante metallico. Allora. Qui dobbiamo velocizzare un po' la sbustata perché siamo a 20 minuti, E ne mancano tante. Niente, va bene direttamente qua. Talon di Havenwood, ogni creatura fungus prende più uno per ogni segno spora su di essa, tappa un nero, un verde, esila una carta fungus da un cimitero, mette un segno spora su ogni fungus sul campo di battaglia. Ok. Costiera di Krufix, gioca la prima carta del tuo grimorio con la prima carta del tuo grimorio, puoi giocare terra della cima del tuo grimorio, ogni volta una terra, nel campo di terra sotto tuo controllo, guadagni un punto vita. Dai, carine. No, carina, è fortissima. Carina, fortissima. La corsiera di Krufix. La corsiera. Andiamo svelti. Grazia dell'angelo. Battibaleno. In questo turno non puoi perdere la partita. Per essere non posso vincere la partita fino alla fine del turno. Qualsiasi danno che ridurrebbe i tuoi punti vita a meno di uno, ne riduci invece a uno. E cazzo, questo che è forte. Grazia dell'angelo, va bene. Archivio nell'edro. Sta qui quella che costa 4. Tappi, aggiungi 2 in colore. Oppure la tappi 2, la sacrifichi e peschi 2 carte. Carina. Goblin che sembra più uno zombie. Eremita seguace di Talon. Tutti i saprolingi prendono più uno più uno. Metamorfosi a 5. Quando l'eremita seguace di Talon viene girato a faccia in su, crea 4 pedine che cattura saprolingi con 1 verdi. Questa qui è l'espansione per i saprolingi e per i tramutanti. Premonizione silvana, passa in azione di secondo per una carta terra, rivela giù nella mano per il mescolo di grimorio. Va bene. Cerca terre. Roccaforte di Kerr, tappa, aggiungi un colore, tappa 2 di cui un rosso tappa, crea una pedina kobold di 1 che matta kobold da roccaforte di Kerr, va bene. Rana pescatrice di Gurmag, esumare una carta esigna del tuo cimitero, metti a giocare per questa è una carta da pauper. E una foil vecchia, guerriero, rapidità. Le reclute zelanti. Quando le reclute zelanti nel campo di battaglia prendono il controllo di un permanente avversario fino al fine turno, stappa che permanente rapidità fino al fine turno. Beh, dai, ci sta. Buono. È rapido anche lui, quindi. Sì. Fa 2 cose in una, mi piace. Ed è anche foil. Ah, la rara qui è questa qua doppia. Distruggi una terra bersaglio che controlli, una terra bersaglio che non controlli. Distruggi tutte le terre. Mi piace questa, distruggi tutte le terre, vai! E a me piace quella lì dietro. Te la ricordi, caro? L'incanta creatura. Questo incanta prende più uno per l'incantesimo che controlli e attacco improvviso. Armatura terrea nel mio primo mazzo. Incantesimo di Teros. No, fatico a ricordarla quella lì. Ma aspetta, era quella che usavamo in T2. Esatto. Ah, ok. Con che potenziavo con i guerrieri. I guerrieri con l'eroismo. Ok, adesso sì, me la ricordo quella merda lì. voglio ricordarti i dettami di Erebos, però. Esatto. Esatto, con i dettami di Erebos che proprio ti distruggevo una cacchetta e... E tu ti sacrificavi un titano creato con sudore. Calve che l'ho aspettato un'altra volta. Confluenza mistica. Ah, questa qui mi sembra carina. Sì, questa è molto forte. Tappa 5, scegli 3, poi scegli allo stesso modo più di una volta. Non utilizza la magia bersaglio, ma questo controllo non paghi 3. Fai tornare una creatura bersaglio in mano al proprietario e pesca una carta. Questa qui è forte. No, l'ho persa. Quella è molto forte. Beh dai, va che nelle ristampe vecchie, insomma, c'è della bella roba.
C'è della bella roba davvero. Io sto spulciando le carte comuni e sto traendo quelle più interessanti. Un'altra Prada. Getto di lava. Il getto di lava di 3 danni a un giocatore o un planeswalker bersaglio. Costo 1. Beh dai. Però è una stregoneria. Vabbè. Giocatore o planeswalker. Sì, dai. Una tramutante rara. Tutte le creature tramutante hanno. Questa creatura prende più 1 più 1. Fintanto che controlli una palude. Tutte le creature tramutante hanno. E tutti i tramutanti hanno. Tappa un nero. Rigenera questo tramo permanente. Va bene. Quindi anche sugli incantesimi. Quindi va bene, va bene, va bene. Dia svelti. Verde, linfa vitale. Incantesimo. Tutte le foreste e i saprolingi sono creature. Saprolingi 1-1 verdi. E terre. Foreste in aggiunta di altri tipi. Quindi i saprolingi diventano terre e le terre diventano saprolingi. Esatto. Vabbè. Vabbè. La creatura guagliata prende più 1 più 0 per ogni artefatto che controlli. Tappa 2, assegna la placca cefalica a una creatura bersaglio che controlli. Oppure che peggiore 1. Quindi questa qui la fai in qualsiasi momento. Sì. E questa qui solo nel tuo turno. Esatto. Prende più 1 più 0 per un artefatto. Vabbè, non la userai molto. E un'ombra di trocchia. No, trocchia. No. Vabbè, dai. Qua. 36 buste, è un po' che non apro un box da 36 buste, infatti mi ero fissato i tempi per 24 buste, invece è un po' calde. Ah beh, no, è vero, perché 7 buste. Cronista secolare, la forza della costruzione del cronista secolare sono per il numero di carte nella tua mano. Sospendere x 3 blu, x non può essere 0. Ogni volta un segno tempo viene rimosso dal cronista secolare mentre è esiliato, pesca una carta. Bene. Se tu te lo esili, Etali. Mai avrei pensato di trovare un Etali e Tempesta Primordiale qui, che tra l'altro è il secondo che ho. In che senso il secondo? Perché l'unico che ho è nel mazzo dinosauri. Quindi non ne ho un altro da poter mettere in qualche altro mazzo. Perché lui si sta in altri mazzi. Non è relegato per forza ai dinosauri, lui ci sta bene anche in altri mazzi. No, ci sta bene, sì. Patto del massacro, costo 0, distrugge una creatura non nera bersaglio, inizia il tuo prossimo mantenimento, paga 3, se non lo fai perdi la partita. Carina. Lungo sguardo, bello. Passi al servizio grimorio per una carta pianura, isola, palude, montagna, metti scomodità e tappata per un disco grimorio, ok, ci sta. Tadani una creatura non bianca bersaglio, va bene. Coboldus. Neanche un planeswalker però, eh. Ma sai che ho il dubbio che non ci siano? La boom? Non mi ricordo. Non viene fuori? Ok. Tramutante fungus. Tutte le creature tramutanti hanno ogni volta viene inflitto danno a questa creatura mettendoci un piano più uno su di essa. Ok. Guarda le prime 5 carte del tuo grimorio, puoi rivelare una carta in colore scelta tra esse, aggiungere la tua mano, puoi mettere le altre in fondo al tuo grimorio in qualsiasi ordine. Antichi fermenti, vabbè. Leone dalla bianca criniera. Vabbè, frega niente. Stiamo andando sui 30 minuti, cavolo. Vabbè, li passiamo. Una ruota del fato, stregoneria. Sospendere 4. Tappa 2, invece di lanciare questa carta dalla tua mano, paga 2 ed esilia con 4 segni di tempo su di essa. Inizia il tuo mantenimento, rimuovi un segno di tempo. Quando l'ultimo viene rimosso, lancia senza pagare il costo di mano. Un esecutore scarta la propria mano, poi pesca 7 carte. E dai, onesto. Ci sta, mi piace. Angelo della restaurazione, lampo volare. Quando lancia la restaurazione in termini di battaglia, puoi esiliare una carta non angelo, bersaglio dei controlli, per mettere quella carta secondo battaglia sotto tutto controllo. Ok, Linky un non angelo. Esatto. Quali forse ce l'ho dentro al mazzo di Aminotou. Forse. Può essere. O forse dovevo mettercela, non mi ricordo. Un altro tramutante fungus. Passato in fiamme. Ogni carta istantanea è stregoneria nel tuo cimitero a flashback fino alla fine del turno. Questo di flashback e questo di mano, va bene. Buono. Dai, che ci sono le ultime 5 buste. Giaia Ballarda come prima.
Baral. Baral, commissario della conformità. Le magie istantanee e stregonia che lanci costano uno di meno per essere lanciate. Ogni volta una magia è un'abilità che controlla e neutralizza una magia. Puoi pescare una carta, se lo fai scarta una carta. Va bene, non mi piace scartare. Tramutante del Falasco. Quello di prima. Ah, ok, è vero, ha ragione. Diventare immenso. Esumare. Ogni carta che si è decisione questo pagamento di uno, non cattura per sempre, per sempre, fino a fine turno. Va bene, dai. Pompi qualcosa. Fiore di loto. Questo qui era la Buy a Box. C'ho il dubbio, sai? Sospendere 3. Invece di lanciare questa carta sottomano, paga 0, esilia quanto è segno di tempo. Inizia automaticamente, rimuove un segno di tempo. Bla bla bla. Tappa, sacrifica i suoi 8 di 3 mani. Ah, ok. Mi sa che questo qui allora è la promo, solo che la promo è versione vecchia. Una creatura bersaglio a doppio attacco fino a fine turno, feroce. Quella creatura anche travolgere fino a fine turno, se contiene una creatura per 4. Va bene. Pipistrello. Ultime due. No, a questo punto di Planeswalker hai guardato? Mi sembra di no. Ah. Ho provato a cercare, ma non ne ho trovati, quindi per Quindi me no. non ci sono PV. Nata, pacca boia. Dai, Vessillo. Vessillo, ci sta, è forte. Vessillo buono. Beh, giustamente in un box che non ci sono Planeswalker, trovo Planeswalker almeno nella busta promo. Almeno lì, dai. Comandante di Benalia. Forze questione quanti sono prenomi sono attivi controlli. Sospendere X, due bianche X, X non può essere 0. Ogni volta un segno tempo viene rimosso dal comandante di Benalia, mentre è esiliato, crea una pedina creatura soldato 1 bianca. Beh, ci sta questi qua che quando sono Oh, esiliati. l'elfo mistico. Bestiale. Va bene. Da questo video di spirale temporale penso che sia tutto. Alla fine, Ma guarda, in realtà c'erano anche alcune carte forti nel comune. che passano via. Questo qui è un battibaleno, distrugge artefatto incantesimo. Poi abbiamo di interessante. Abbiamo interessante nel bianco un counter che neutralizza una magia bersaglio, che bersaglio è un permanente che controlli. Abbiamo ritornare alla polvere. Esili incantesimo o artefatto e se lanciate nel tuo turno esili un altro artefatto incantesimo. Queste sono le carte più interessanti tra le comuni e non comuni. Vabbè, noi qua di mitiche alla fine ne ho trovate 4 in questa espansione. Calcolando il vecchio Garruk 5. Ci sta, dai. Non è stato fatto male questo box. Bene, D'accordo. niente, spirale temporale è tutto. Alla prossima. Alla prossima.